Bella ragazzi, qua è Sabit e benvenuti in questo video vlog. Ragazzi, quest'oggi parlerò di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo titolo della serie dei Call of Duty. Ragazzi, il motivo che mi spinge a fare questo video è perché l'avevo promesso ad alcuni di voi. Poi volevo dirvi, il motivo che mi spinge a parlare di Call of Duty Black Ops 4 era del semplice fatto che all'inizio pensavo che c'era la campagna, wow, non vedo l'ora, chissà come sarà. E invece la Treyarch ha confermato che non ci sarà la campagna, ma solo il multigiocatore e zombie. Allora, lo zombie ci può stare perché io alla fine se mi compro i Call of Duty è solo per gli zombie. Tutto qui. Vabbè, voi mi chiederete, ma Sabit ci porterai la beta? Ragazzi, purtroppo no, perché io il gioco l'ho preordinato molto prima che fosse uscita la beta di Call of Duty Black Ops 4, quindi ahimè, purtroppo non posso farlo. E per quanto riguarda il multigiocatore, mi ha colpito molto il fatto che hanno voluto fare questo fatto qua, che la vita non si può più autorigenerare, ma ti devi autocurare tu, cioè tu giocatore ti devi curare. E però meno male che il fatto che noi dobbiamo curarci da soli, meno male che c'è il fatto che si rigenera il coso per fare così, no? Cioè, almeno questo, grazie a Dio, cioè se devo essere sincero, perché non è che io aspettavo che facevo il lancio di rifornimenti e mi arrivava la scatola della vita, no, quello non l'avrei accettato. Vabbè, ve lo dico, il multi mi sembra bello. Ora, voi mi chiederete della nuova serie, cioè della nuova modalità competizione che sarebbe Battle Royale, se non mi sbaglio. Non voglio dire cazzate, poi correggetemi voi sotto giù nei commenti. Blackout, sì, ragazzi, Blackout sarebbe il ritorno di alcune vecchie mappe di Black Ops rimasterizzate, alla fine. Ma la cosa più bella della modalità competizione di Blackout è perché noi è come se stessimo giocando una piccola storia del multigiocatore e siamo in cooperativa e noi dobbiamo trovarci i nostri specializzati, meno per fortuna che ci sono alcuni vecchi come che sono stati importati da Black Ops 3 e sono stati portati in Black Ops 4. Quello sì, mi piace. Il Pyrefer mi piace troppo, è il mio specializzato perché è l'unico modo se deve morire il nemico. E poi noi possiamo cambiare anche la skin del nostro personaggio. La cosa più bella è che hanno inserito i vecchi personaggi di Black Ops 1, Black Ops 2, qualcuno anche di World at War e i nuovi di Black Ops 4. Cioè la cosa è fighissima, possiamo impersonare Mason, Alex Mason. Che se lo sapete bene, Mason era il protagonista del primo Black Ops. Possiamo giocare con Woods, un bellissimo personaggio che nel primo mi ha fatto ridere, nel due mi è piaciuto sì e no, Woods. Poi abbiamo a che fare con Takeo, Nikolai, Dempsey e Richtofen. Mamma mia, raga, non vedo l'ora. Non vi so dire, io vi farò i video del multi e poi di questo Battle Royale. Ora, abbiamo parlato del multigiocatore. Abbiamo parlato della campagna che non c'è, ahimè. Ma perché non l'avete inserita la campagna, cazzo? Perché a me mi piace tanto la campagna. Parliamo della tematica zombie, che è quello che a me mi garba di più. Allora, la Treyarch ha annunciato ben tre mappe zombie, che sono una ambientata in questo presunto colosseo dove gli zombie cioè dove dei gladiatori diventano zombie, dove diventa il male e dobbiamo combattere gli zombie come nell'antichità con le lance e con dei martelli. E poi invece c'è la mappa zombie vera e propria che è ambientata sul Titanic. Sì, una voce però non so ancora i nomi. Chiamiamolo il Colosseo, l'altro è il Titanic che parla proprio di questi nuovi dei nuovi protagonisti della saga zombie che io non vedo l'ora di giocarci, ve lo dico io. E ora poi risponderò a un iscritto che si chiama Umberto, per quale motivo hanno fatto questa coincidenza? Fermi. E poi ragazzi, la mappa, il remake,
100% Blood of the Dead, ovvero Mob of the Dead rimasterizzato, però con Takeo, Nicolai, Dempsey e Richthofen. Io non vedo l'ora di giocarla, Mob of the Dead, ragazzi. E volevo dirvi, Umberto mi ha detto che cosa c'entra Mob of the Dead. Praticamente, Umberto, ora ti faccio una piccola storiella, però non è spoiler. Tecnicamente, nella Mob of the Dead vera e propria, tu sai che non ci sono gli eroi zombie, però da quando è uscito Revelation, il DLC Revelation, praticamente, se giochiamo bene Revelation, c'è un certo punto che sia Takeo, Nicolai, Dempsey e Richthofen dicono: noi qua siamo stati per poter prelevare quella cosa. Ma cos'è quella cosa? E quella cosa la notiamo nell'easter egg di Mob of the Dead. Se uno fa l'easter egg di Mob of the Dead, praticamente c'è questo artefatto che Richthofen ha voluto prendere. Però ragazzi, io me mi puzza di un nuovo Zombie Chronicles, ve lo dico io. Perché rimasterizzare Mob of the Dead già è una cosa. Però ora, giunta la voce di una quarta mappa zombie. La quarta mappa zombie, ovvero Dying Rise. Dying Rise Remastered. Mamma mia, io non vedo l'ora. Raga, la mappa più difficile di Call of Duty Black Ops 2. Ambientata in Giappone o in Cina? In Cina, sì. In Cina che noi dovevamo salire sui grattacieli. Mamma mia, che bestemmie. I viscidoni, non voglio rivedere i viscidoni. Quelli non li voglio rivedere. Voi mi chiederete come si fa a collegare, perché dall'easter egg di Revelation si collega alla nuova storia zombie. E praticamente, se noi abbiamo fatto l'easter egg, abbiamo completato l'easter egg, vediamo che i nostri eroi, Takeo, Nicolai, Dempsey e Richthofen, vengono catapultati indietro nel tempo. E c'era questa sorta di zombie medievale. E quindi dobbiamo vedere come sarà il continuo della saga zombie. Però il Titanic è un po' particolare. Però come ci è arrivata questa cosa degli zombie sul Titanic, che poi trasforma tutti gli equipaggi e anche le persone in zombie? Soltanto i nostri quattro eroi, che non sono ancora, non ci hanno dato ancora i nomi. Era chissà, ma io dico che continuerà, raga. Deve continuare questa saga zombie, perché mi è piaciuta troppo. Ditemi sotto giù nei commenti quale mappe zombie avete giocato. Io ce le ho tutte, ragà. C'ho anche quelle di Infinity Warfare. E mi mancano solo quelle di World War 2. Però il problema di World War 2 sono due. Cioè, sono due mappe. Cioè, non è che mi piace cacciare 45 euro di Season Pass se i DLC non continuano. Però, raga, ve lo dico, tutti attendono questa modalità zombie. Io, e parlo a nome mio, attendo gli zombie. Se voi attendete molti, sono cavoli vostri. Però io attendo gli zombie. Ditemi sotto giù nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo Call of Duty. E poi che il lancio dei forminetti, i rifornimenti l'abbiamo detto, gli specializzati l'abbiamo detto, la serie Battle Royale. Non avevo capito sto fatto qua che avevano messo Fortnite su Black Ops 4. Perché ora stanno vedendo che Fortnite sta avendo successo, però a me non mi piace, raga, sincero. Fortnite a me non mi piace, sincero. Quindi ragazzi, un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sabit è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video.